Con l'utilizzo di righe compasso possiamo dividere un cerchio in 7 parti aventi la stessa area? Prima di rispondere a questa domanda, vediamo come si può facilmente dividere un cerchio in parti equivalenti per un numero minore di 7 parti. Dato un cerchio, possiamo scegliere due punti diametralmente opposti ed ottenere due regioni del cerchio che hanno la stessa area. Possiamo costruire un triangolo equilatero inscritto nella circonferenza ed i vertici del triangolo ci permettono di dividere il cerchio in tre parti che hanno la stessa area. Procedendo in modo simile, possiamo costruire il quadrato inscritto nella circonferenza e dividere il cerchio in quattro pezzi che hanno la stessa area. Possiamo poi fare la stessa cosa per il pentagono regolare e dividere il cerchio in cinque parti equivalenti e per l'esagono regolare che permette di dividere il cerchio in sei parti equivalenti. Potremmo pensare di poter continuare con questo procedimento e costruire semplicemente un ettagono regolare sulla circonferenza e dividere il cerchio in 7 parti aventi la stessa area. Ma c'è un problema. L'ettagono regolare non è costruibile con riga e compasso. Possiamo dividere un cerchio in 7 parti equivalenti usando solo riga e compasso? Scopriamolo. Iniziamo con un segmento che sarà il diametro di un semicerchio. Poi dividiamo il diametro in 7 parti congruenti. Questo può essere fatto con riga e compasso. Chiamiamo la lunghezza di ognuna di queste parti 2R. Dopo aver diviso a metà i segmenti quando necessario, con l'uso del compasso possiamo costruire questi 7 semicerchi parzialmente sovrapposti. Calcoliamo prima l'area dei 7 semicerchi. Il primo semicerchio ha area 1/2 R alla seconda pi greco. Il secondo ha area 4/2 R alla seconda pi greco, poi 9/2 R alla seconda pi greco e così via. Ogni volta abbiamo al numeratore il quadrato perfetto successivo. Se chiamiamo l'area del primo semicerchio x, allora le aree del semicerchio sono x, 4x, 9x, 16x e così via. Ogni volta abbiamo il quadrato successivo per x. Possiamo ora determinare le aree delle varie parti colorate usando i valori appena trovati. La prima regione è un semicerchio di area uguale a x. L'area della seconda regione è 3x, poi 5x, 7x e così via. Ogni volta otteniamo il numero dispari successivo per x. Ed ora applichiamo un trucco. Costruiamo le stesse identiche 7 parti nel semicerchio inferiore, ma questa volta da destra verso sinistra. Unendo le regioni, vediamo che ciascuna delle 7 parti costruite ha un'area di 14 volte x. Ciò significa che ciascuna di queste parti ha la stessa area. Abbiamo così diviso un cerchio in 7 parti equivalenti usando soltanto riga e compasso.